Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatone dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo dei manuali dei mega flop e mega bidoni Commodore ed Apple, ossia retro manuale di Commodore CD32, Commodore CDTV, Apple 3, Apple iMate e Apple Newton. Attenzione gente, che di questi mega flop Commodore ed Apple ho già parlato, il link dei vari podcast li trovate in descrizione di questo file, quanto nella playlist fare retrocomputer. Ma in questo podcast osserveremo i retro manuali cercando di capire cosa diavolo avevano nella testa Apple e Commodore nel proporre questi prodotti, che però poi si rivelarono un bidone per gli utenti. Andiamo con ordine cronologico. Questo è il manuale fotocopiato che si trova in internet dell'Apple 3. Apple 3, breve contesto storico, ricordiamo, era, o perlomeno avrebbe voluto essere nella mente di Apple, la versione business di Apple 2, mentre Apple 2 era praticamente un home computer con qualche limite. Vi invito ad andare a guardare il podcast che trovate linkato in descrizione, Apple 2 contro Apple 2 Plus. Comunque, nella versione, nella mente di Apple, Apple 3 avrebbe dovuto essere, diciamo, il PC della Apple, non nel senso di PC praticamente che avesse fatto girare MS-DOS, ma semplicemente una macchina per ufficio. Ricalcava praticamente la motherboard dell'Apple 2, tranne per il fatto che ci aveva, era stata ingegnerizzata un po' diversa, perché c'era stata messa molta più memoria e il microprocessore girava a 2 MHz. Però ecco, gli ingegneri non avevano tenuto conto del fatto che questa macchina scaldava come un forno crematorio, avrebbe dovuto averci una ventola o anche due per, diciamo, raffreddare la macchina. Questa non ce l'aveva e risultava difettosissima, quindi tutti i microchip si staccavano ed era una macchina costosissima che dopo pochissimo praticamente diventava inutilizzabile, perché i microprocessori, tutta la circuiteria di bordo si staccava, si bruciava, praticamente era per la, diciamo, problemi di dissipazione enormi, e quindi di conseguenza erano soldi buttati via. Durò pochissimo questo Apple 3 e poi fu ritirato dal mercato perché già era caro. Poi era un computer 8-bit e poi praticamente si spaccava nel giro di pochissimo tempo, un flop mega galattico. Andiamo a vedere cosa ci avevano nella testa quelli dell'Apple quando avevano pensato a questo manuale utente, come mai, qual era l'intenzione di Apple e perché, diciamo, poi se già può trasparire degli elementi per cui è stato preso di sotto gamba qualche cosa, oppure vediamo. Prefazione, i primi passi, come utilizzare Apple 3. Il sistema operativo era lo stesso del DOS praticamente di Apple 2, oppure poteva, c'era, cioè, un sistema operativo, il SOS proprietario, che praticamente era incompatibile con Apple 2. L'utilizzo dei dischetti, ricordo che questo non era incompatibile PC. Poi il defiler, la macchina, appendice, messaggi d'errore, come prendere cura della macchina. Ecco, andremo a guardare in particolar modo questo capitolo, perché, diciamo, del resto della macchina ci interesserà veramente poco. Poi abbiamo input, output, le specifiche, anche queste andremo a guardare con interesse. Apple 2, emulazione del dischetto, praticamente era un Apple 2 un po' più potenziato, con più RAM e con un microprocessore che girava a 2 MHz, però era capace di far girare ovviamente anche usare l'Apple Soft e quant'altro. Specifiche tecniche, anche questo le andremo a guardare, un glossario e un indice. Quindi praticamente faremo perno da qui e andiamo praticamente a vedere il capitolo che ci interessano, che sono praticamente il primo capitolo, capitolo 1, e poi andremo a bomba alla sezione care and handling, cioè prendersi cura della macchina, e poi andremo a guardare praticamente la parte per quanto riguarda le specifiche tecniche. Ecco, ho ridotto un pochino la risoluzione in modo da poter vedere meglio, in modo da circolare praticamente. Questo è quello che si trovava la macchina, eccola qua, c'erano fotografie, questa è una fotocopia in bianco e nero, quindi
era diverso. Qui c'erano già delle fotografie, non sapevo dirvi se era a colore oppure no. Si inseriva il disco, niente di particolare. Poi c'era il monitor, utilizzo il dischetto, come accendere, installare disk drive, quant'altro, utilizzo dell'Apple 3, la tastiera, i vari pulsantini, il disk di booting, diciamo, non era poi molto diverso rispetto praticamente all'Apple 2. Cambiava fortemente il design e cambiava praticamente la motherboard e praticamente la affidabilità. Mentre Apple 2 era affidabile e ben areato, questo praticamente c'aveva dei problemi enormi. Allora andiamo a vedere a bomba, inutile andare a vedere il capitolo 3, abbiamo guardato solo l'utilizzo della macchina, che praticamente non era poi molto diverso da cosa aprire un dischetto e partire via dicendo. E quindi andiamo di volata a pagina 123. Ecco come prendersi cura praticamente di Apple 3. Allora, cosa c'era da fare, i vari trattamenti. L'Apple 3 non ha una ventola, ai ai ai, e l'unico modo che per dissipare il calore che si forma sono praticamente le feritoie del caso. In questo caso assicurati che Apple 3 abbia un'adeguata ventilazione con una temperatura dell'ambiente che non deve essere troppo alta. Ma che discorsi sono? Cioè, vuol dire, uno doveva lavorare in un frigorifero, ma perché non ci hanno messo una ventola? Ecco, questa è una cosa indubbiamente che non se ne capisce cosa ci avessero nella testa gli ingegneri Apple nel fare una cosa del genere. Cioè, l'ambiente doveva essere già fresco e ventilato. Cioè, questa è una macchina che poteva andare bene se si lavorava in Alaska oppure al Polo Sud in un ufficio non riscaldato, e quindi praticamente, ecco, in questo caso non c'aveva problemi. Ma possibile fare un computer così? Direi proprio di no. Quindi andiamo a vedere, prendersi cura dei dischi, e quindi poi praticamente non c'era praticamente altro. Quindi un suicidio, questo è un problema di chi ha curato lo sviluppo della macchina, che indubbiamente ha fatto una cagata di macchina, e il responsabile che poi l'ha messa praticamente in giro indubbiamente non capiva un cazzo di hardware, perché fare una roba del genere è fuori di testa. Andiamo a vedere le specifiche tecniche, eccole lì. C'aveva un sistema operativo, il SOS 1.1, che praticamente era proprietario, che non girava su Apple 2, però diciamo Apple 3 poteva far girare il DOS. C'aveva un 6502, né più né meno come quell'altro, però praticamente girava a 2 MHz. Poi vediamo un po' cosa c'aveva, niente di particolare. Memoria, c'aveva 512K di RAM, che era veramente tanta RAM, era una macchina indubbiamente professionale. Però per qualche, già con tecniche di bank switching, perché il 6502 più 64K praticamente non li gestiva, quindi gli altri, il restante 512K praticamente doveva accedere con un tecniche di bank switching. Poi c'aveva un dischetto, un disk drive da 5,25, una scheda grafica da 560x192 e poi in bianco e nero, o 280x192 o 140x192 a 16 colori. Quindi diciamo che la risoluzione molto alta, 560x192, era soltanto in bianco e nero, quindi non era proprio eccezionale come grafica dei colori. Poi c'era l'hardware, pesava 11,8 praticamente kg. Processore un 6502 che viaggiava a 2 MHz con una media di 1,4 MHz circa. Memoria 128K che poteva essere espansa fino a 512. Ecco, questa macchina ebbe sempre problemi di dissipazione grossissimi, enormi, e non si capisce perché non pensarono di metterci un paio di ventole. Consumo elettrico, vediamo se c'è la potenza elettrica che assorbiva. Ecco, consumava 100 watt, che erano tanti, già che c'erano potevano fare anche 150 watt mettendoci un paio di ventilatori, e invece non si capisce. Quindi se questa colpa è indubbiamente dell'ingegnere che ha curato lo sviluppo di questa macchina, tanto quanto del responsabile marketing, che non si era posto il problema della dissipazione, quindi non è stata
questa è stata a sufficienza. Passiamo oltre. Andiamo a vedere il Newton. Il Newton era praticamente un proto smartphone. Usava un pennino che toccava appoggià sul monitor, c'aveva il monitorino praticamente con i quarzini, gestiva la posta elettronica, andava a pile, c'aveva una scheda GSM con un sistema operativo. L'unica cosa che faceva, praticamente faceva un po' di conti, avrebbe dovuto riconoscere la scrittura di una persona, ma il software di riconoscimento della scrittura ha sempre funzionato male. Spediva l'SMS, faceva un po' di conti e praticamente era lentissimo. Ora poi questo V ha preso importanza perché ha incominciato a prendere luce dal grande successo dell'iPhone. Andiamo a vedere praticamente il manuale del Newton. Non lo scorreremo tutto, faremo soltanto una breve occhiata nel sommario e poi andremo a vedere solo una piccola parte. Qui prefazione, come iniziare, imparare diciamo le tecniche base, scrivere e disegnare, utilizzare il notepad, utilizzare come utilizzare il nome dei file, utilizzare il databook, il calendario, gestire e utilizzare diciamo gli oggetti e gli altri strumenti, organizzare e cercare le informazioni. Poi abbiamo l'informazione e la sua diciamo imparare a stampare e gestire le email, utilizzare l'assistente sul monitor, utilizzare diciamo le applicazioni diciamo di storage di archiviazione che c'erano sulle card, ristorare diciamo le informazioni in caso di diciamo di qualche guasto, come fare il backup e quant'altro, il message pad, utilizzare e osservare diciamo e leggere i libri sul Newton, vari problemi, appendici A, B, C e D e l'indice. Quello che noi andremo a sviscerare praticamente sono le soluzioni, la parte per quanto riguarda i dati tecnici. Sbirciamo rapidamente cos'era il Newton. Eccolo qui, si apriva l'aggeggino, tun tun tun, che si inseriva, poi ci si schioccava le pile. Qui c'aveva praticamente il frontalino con i vari pulsantini, si inseriva le pile, si richiudeva e poi praticamente per togliere diciamo il messaggio bisognava premere. Per rimuovere diciamo la pennina bisognava pigiarevi che era il pennino incassato lì dentro. Poi si apriva l'aggeggino, si veniva su praticamente, poi si incominciava a interagire e a digitare praticamente con il monitorino al quarzo. Questo era l'alimentatore, era un proto smartphone con le iconine in tutto un bianco e nero, e quindi praticamente era quello che era. C'aveva le conine, comunque le varie tecniche. Qui ecco, si vede che già c'avevano drag strip qui in fondo con le varie cose. Ora noi non ci cureremo degli strumenti di quello che c'aveva, noi quello che ci interessa è andare a vedere sono i dati tecnici. Allora, nel manuale del Newton i dati tecnici non ci sono. Ora noi non ci cureremo di andare a rintracciare su altre fonti qual era diciamo il tipo di microprocessore, quanta RAM ci aveva e che sistema operativo ci avesse. Quindi noi ci cureremo solo esclusivamente cercando di osservare dal manuale come mai fu un flop. E cosa faceva? Allora, cosa faceva praticamente? Le prime versioni del Newton praticamente non facevano quasi una cippa di nulla, perché il Newton 2.0S, le versioni precedenti al 2.0 non spedivano fax, non c'avevano icone, potevano prendere qualche numero diciamo di telefono delle persone, faceva come un'agendina di carta, né più e né meno, non gestivano le chiamate e non facevano nemmeno diciamo l'SMS, quindi praticamente era né più e né meno che un'agendina di carta, perché uno doveva comprare una macchina così se era la stessa cosa di un'agenda di carta. Bah, con mistero. Andiamo a vedere invece il Newton dal 2.0 in avanti che cosa faceva. Spediva dei fax, permetto che c'aveva soltanto una memory card che poteva montare una SIM GSM, perché all'epoca praticamente c'era solo GSM, quindi la banda era quella che era a 9600
massimo bps, poteva spedire sms o fax, quindi spediva fax e spediva sms. Poi gestiva un'agenda di nomi e numeri di telefono con indirizzi, faceva un po' di conti con qualche iconine e basta, e non faceva altro. In più avrebbe dovuto prendere appunti riconoscendo la scrittura, ma non funzionava nulla, perché il riconoscimento della scrittura non funzionava, funzionava molto 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 male. Ecco, quindi il risultato di questa macchina è che indubbiamente si distanziava poco o nulla dalle stesse cose che faceva praticamente un normalissimo cellulare GSM che costava poco e con un relativamente, diciamo, costava molto meno di un Newton. E poi uno con un telefono cellulare ci metteva accanto un'agenda di carta e aveva risolto tutti i propri problemi. Questa è una macchina che indubbiamente non era adatta ai tempi, sia perché, diciamo, la rete GSM c'aveva quella poca banda che c'era, non si poteva andare praticamente in internet, ancora non c'era banda, e quindi di conseguenza era un po' uno smartphone che non era intelligente, che aveva la strada chiusa perché gli mancava la banda di uscita. Inoltre praticamente faceva né più né meno di quello che faceva un'agenda di carta, che però, diciamo, su un'agenda di carta uno ci poteva scrivere tutti gli appunti che le pareva e poi bastava praticamente andare a leggere senza stare a confondersi con un software di riconoscimento della scrittura, che qui non funzionava nulla. L'agenda telefonica né più né meno ce l'aveva lì, ma ce la poteva avere anche sul libretto, oppure lo poteva avere su un telefono GSM. Quindi una macchina veramente insulsa, completamente insulsa, che non serviva a una mazza di nulla. Un'altra perla di Apple, questo è il manuale utente dell'iMate 300. Guarderemo sia il manuale utente dell'iMate 300 quanto quello che veniva poi dato alle maestre. Allora, l'iMate 300 era né più né meno che la versione del Newton, però riportato sostanzialmente su una specie di portatilino a forma di valigia. Non ebbe successo perché praticamente costava caro, c'aveva poca RAM e praticamente il software di riconoscimento non funzionava, quindi poi c'aveva uno spridice o qualche cosa, e poi, diciamo, ebbe da scoprire che i figlioli, se interagivano con queste macchinine, non studiavano a sufficienza, avevano bisogno, il cervello umano aveva bisogno di un foglio di carta o qualche cosa che assomigliasse davvero a un foglio di carta per fissare meglio la informazione. Questi problemi, diciamo, dell'apprendimento di tipo relativo alle neuroscienze. Comunque, a parte questo, andremo a osservare questo manuale per renderci conto se era possibile pensare una macchina così da darla ai figlioli. Allora, andiamo a vedere, questo è come utilizzare la macchina. C'era qui, si ritorna il testo con l'aggeggino, anche qui il riconoscimento della scrittura, ma praticamente se uno scriveva granchio con l'aggeggino, in sostanza praticamente non, il riconoscimento non funzionava. E quindi poi c'era il pennino, c'aveva poca RAM, quindi va bene. Quindi allora quello andremo direttamente, qui c'è praticamente, non ci sono veramente, questo manuale vedete che non è fatto, non è pensato per, diciamo, un utente, un bimbo delle elementari, perché qui non si spiega nulla di cosa c'è, come funziona, già si incomincia tutto scritto, non si può pensare che un bimbo delle elementari si metta a leggere tutto questo manuale per punti con della aggeggini, perché praticamente, insomma, se fossero stati fatti con dei disegni indubbiamente era meglio, più di un grande paginone, diciamo, era già tutta un'altra cosa. Andremo a vedere in particolar modo quello che ci serve, lo spazio dei problemi. Ecco, cosa ci potevano essere? Quindi ora immaginate adesso un bimbettino delle elementari che ha dei problemi con il suo iMate 300 e va a vedere il capitolo 12. Che cosa ci trova? Ecco, come resettare l'iMate, lo schermo, identificazione del numero, del PIN, messaggi d'errore, scrivere e disegnare, modem, cellulari e telefoni, l'alimentazione delle batterie, posta elettronica, stampa e come, diciamo, fissare, cioè, correggere gli errori in fase di chiamata e il beaming. Ecco, qui c'è tutto questo di scritto, come resettare l'email con una procedura così, ma voglio dire, è possibile dare una roba scritta così a un bimbo delle elementari? Io direi proprio di no. Forse magari se ci mettevano un disegno con il pippolo,
con la manina da osapigiare forse era meglio, non si può. Questo sembra un manuale praticamente che viene dato, scritto da un ingegnere, quindi scritto da un ingegnere per un bimbo delle medie, ecco, forse lo capisce, ma forse nemmeno tanto, che magari in prima media uno a leggere tutta questa roba non c'è nemmeno voglia, no? Indubbiamente manca tutta la parte delle figure. Ecco, anche qui tutti numeri passi, ma è possibile dare, questo è un manuale che può essere dato a un bimbo, a un ragazzetto adolescente delle superiori che già smanettava un qualche cosa, ma un bimbo delle elementari che non aveva mai visto nulla di nulla, cosa non si può dare tutta una procedura da leggere, vai, fai quello, fai quell'altro, cioè senza disegni, senza nulla, e indubbiamente era molto più vicino a bimbi l'insulso manuale del Big 20, che c'erano disegnini con aggeggini con cosi, piuttosto che un manuale così neutro, senza disegni, procedurale, insomma, voglio dire, no, questa non era una macchina che non poteva essere data ai figlioli. Questa è anche la ragione perché chi ha concepito queste cose di bimbi non ci sapeva nemmeno se ce l'aveva, o né tantomeno pensare che un bimbo d'elementare si mettesse a leggere le procedure scritte da un ingegnere, no? Questo è un po' di testa, senza un disegno, senza nulla, senza una guida utente magari di un cartone animato che potesse spiegare guarda fai questo, fai quest'altro, insomma, voglio dire, già il manuale di per sé dice tutto. E poi qui non ci sono dati tecnici, ma praticamente per appendice delle batterie, non era un manuale che poteva essere dato servizio e supporto, non era un manuale che poteva essere dato ai bimbi delle elementari. Peraltro praticamente qui non si dà nemmeno le informazioni tecniche, ma io vi dico che c'aveva poca RAM e un microprocessore molto lento, e quindi di conseguenza dal punto di vista, ecco, puramente di come era strutturato il manuale, una macchina lenta con poca RAM con un manuale che faceva onco, perché questi erano bimbi che erano andati a bimbi delle elementari, senza disegni, tutto lo scritto, non era una macchina che poteva essere ovviamente data. Andiamo a vedere poi adesso il manuale che avrebbe dovuto leggere invece il professore delle elementari, 300 Teacher's Guide. Questo era il manuale che veniva dato, avrebbe dovuto avere e leggersi il professore, quindi il professore, la maestra delle bimbi delle elementari, sostanzialmente doveva studiarci questo manuale per poi andare a spiegare ecco il contenuto, c'era come iniziare a utilizzare le mate nella propria classe, quindi c'era da leggersi tutto questo, come settare il computer degli studenti, quindi il professore lo doveva settare, e poi doveva insegnare ai bimbi come adoperare la macchina, e poi qui praticamente doveva fare tutto il professore, che si doveva leggere tutto questo po' di manuale, che magari poteva anche non aver capito un cazzo, non sapere niente, la maestra o un maestro di tecnologia, non era necessario che questo praticamente lo sapesse, perché a bimbi delle elementari si insegna a leggere, scrivere e far di conto, e con la tecnologia quindi non ci azzecca praticamente proprio po' o nulla, perlomeno, diciamo, se non altro come sussidio per far vedere, diciamo, dei filmati, ma è un pochino troppo presto praticamente. Poi se non si dà ai figlioli come funziona tutta la tecnologia, per cui sanno adoperare le finestre ma non hanno la più pallida idea come funziona la macchina. Ecco, andiamo a vedere quelle a pagina 123, le domande più frequenti, e qui c'era una serie di domande che il maestro doveva praticamente leggersi e studiarsi. Una macchina che aveva già di suo poca memoria, un microprocessore Power PC che però era lento, e un software di riconoscimento della scrittura che non funzionava una sega. Ecco, però diciamo si poteva mandare, diciamo, dell'SMS. A cosa cazzo servivano spedire l'SMS praticamente in classe, quando in classe c'è il maestro che praticamente già poteva parlare direttamente con i figlioli? Un mistero praticamente della fede che non si capisce. Peraltro poi dopo, dando questi strumenti ai bimbi, non imparavano nemmeno a far di conto, perché se nemmeno all'elementare imparavano a far di conto, allora voglio dire, diciamo, già si incominciava all'epoca a utilizzare le calcolatrici dalle medie per fare i conteggi, diciamo, più complessi, però diciamo per meno alle elementari
Ecco, più o meno all'elementare fa di conto si deve imparare più o meno le tabelline. Se i bimbi non imparano nemmeno le tabelline all'elementare, ecco, voglio dire, ci siamo detti tutto. Quindi una macchina, l'E-Mate 300, veramente stupida. Questo invece è il manuale del servizio tecnico del Commodore CDTV. Questo manuale non lo vedeva l'utente, questo manuale lo vedeva il servizio tecnico, ossia quelli che poi si ritrovarono sul gruppone una catasta di CDTV completamente rotti, guasti, difettosi, un casino della Madonna, proprio una marea di prodotti tutti rotti, difettosi per qualità veramente scadente. Comunque, questa era praticamente che concorse a affondare sostanzialmente la Commodore per qualità della componentistica. Non vedremo tutto il manuale, che comunque è cortissimo, ma ci limiteremo a guardare le specifiche. Era un Motorola 68000, quindi praticamente il solito 68000 a 16 bit, 16-24 bit a 7,1 MHz, e poi c'aveva i soliti tre chip custom Agnus, Paula e Denise, che si trovava sull'Amiga 1000, Amiga 500. Poi c'era 1 MB di RAM, e poi c'avevano praticamente alcuni slot interni. Video uscite, allora quello che ci interessa, vediamo un po' se c'era praticamente le risoluzioni. Risoluzioni sì, 640x400 interlacciato a 16 colori. In PAL invece era 640x512 a 16 colori, che insomma non era poi molto nel 1991. 320x512 a 32 colori, indubbiamente, diciamo, la grafica qui non era proprio il proprio forte, diciamo, comunque, insomma, era quello che era. Le specifiche dell'audio erano praticamente queste qua. Qui in fondo, dov'era praticamente? Sample rates a 44 kHz, l'uscita per il CD audio, però diciamo le condizioni climatiche erano tra i 5 gradi e i 40 gradi. Però, diciamo, il problema del CDTV fu proprio dalla componentistica elettronica, che poi si va a vedere qui in tutta questa parte della rivelazione a chi aveva fornito che cosa. Tutta questa componentistica all'interno della macchina, che praticamente era difettosa, assemblata nelle Filippine, e la roba si spaccava. Quindi qui abbiamo tutte praticamente la relativa circuiteria, che era un macello, perché praticamente tutti i pezzi e i componenti si rompevano, erano difettosi, e quindi in sostanza questo prodotto finì per affossare praticamente la Commodore. Ultimo manuale da osservare è quello dell'Amiga CT32, diffuso il 20 luglio del 1993. Ormai qui la Commodore stava già parecchio male, e praticamente l'anno dopo sarebbe praticamente bollita. Diffusero questa PlayStation, che però diciamo era obiettivamente molto scarsa rispetto a già quello che i giapponesi avevano sfornato. Inoltre c'aveva praticamente, poi andremo a vedere nelle caratteristiche tecniche, che a noi quello che andremo a guardare solamente nel manuale, era essenzialmente un'Amiga praticamente 1200. C'aveva un Motorola 68020 32 bit a 14 MHz, 2 mega soltanto di RAM, che era un po' pochina, e ho soltanto 1 MB di mega di ROM. La macchina praticamente c'aveva poca RAM e un microprocessore che non era particolarmente potente, c'aveva nemmeno una FF più. E poi praticamente cosa c'era a dire? Ebbero a uscire pochi titoli. Questa macchina aveva un prezzo che non era nemmeno conveniente, e soprattutto aveva dei grossissimi difetti di qualità, per cui si spaccava in continuazione. Di conseguenza, tra il costo, l'assenza di titoli e diciamo la poca capacità di calcolo, che rendeva i giochi non particolarmente entusiasmanti rispetto alle altre PlayStation che erano contemporanee a questa, e poi la scarsissima qualità dei componenti, finì per affondare completamente la Commodore.
ma era essenzialmente un'Amiga 1200. Ecco, allora tanto valeva che la gente si comprava l'Amiga 1200. Difatti l'Amiga 1200 ebbe un successo superiore all'Amiga CD32 perché aveva, diciamo, proveniva dal era un computer e c'aveva il kickstart, e quindi, diciamo, era già una mossa un po' più diversa rispetto a una PlayStation basata sull'Amiga 1200, che però praticamente non andava bene. Se non altro l'Amiga 1200 c'era una tastiera, poteva essere utilizzato per word processor, spreadsheet e programmi di grafica, per quanto indubbiamente c'aveva, anche lui c'aveva i suoi difetti. 800x600, abbiamo probabilmente, vabbè, gestiva 64 sprite, però in sostanza non aveva dei grossissimi problemi di qualità dei componenti, per cui uno si trovava la CD32, si trovava, oltre che con pochi titoli, se lo trovava praticamente rotto in poco tempo. Ecco, lì questo era quello che avevano pensato di vendere all'Amiga, alla Commodore, per cercare di fare fatturato, ma era una cosa che avrebbero dovuto pensarci quando tirarono fuori l'Amiga 1200. Anzi, non l'Amiga 1200, l'Amiga 1000, perdon. Ecco, potevano già tirar fuori, che poi era macchina già castrata perché ci avevano messo 500 256 k, però già all'epoca avrebbero potuto fare sostanzialmente una PlayStation già sulla piattaforma Amiga 1000, in modo da fare questa macchina praticamente con più RAM, però vendere l'Amiga 1000 magari con 2 mega di RAM saldati, e questa qui poteva averci magari 512 k, oppure come l'Amiga 500 che poi dopo uscirà, oppure averci un mega. Indubbiamente potevano, ecco, gestire la cosa in modo diverso. Questa fu tardiva, un tentativo tardivo e praticamente un po' insulso, che poi finì per affondare ulteriormente la Commodore, perché chiaramente era un prodotto inaffidabile che si spaccava, e quindi di conseguenza la gente comprava altre macchine, altre console. Ok, per questa puntata è tutto. Abbiamo osservato praticamente il delirio di questo, ci sono un manuale di 51 pagine. Non vale la pena andarlo a osservare tutto. Abbiamo l'introduzione, il customer informazioni, come rimpiazzare, diciamo, FRU, poi installare la ROM e poi praticamente il CIARTRO. Quindi il link, se lo volete scaricare, questo manuale, il link lo trovate in descrizione. Il grosso praticamente qui da discutere è appunto i dati tecnici, che praticamente parlano praticamente da soli, parlano da soli. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.